Let's go! Benvenuti carissimi nella seconda lotta Wi-Fi di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, stavolta contro Jenny! Oh, dovevo respirare. Che utilizza Serperior, Medicham, Goodra e Charizard. Aveva inoltre nelle retrovie un altro possibile Mega della serie Guess Who? Comunque, io utilizzo un team che mi hanno passato. Già. Quindi adesso scoprirete le gioie di utilizzare un team che in realtà non sapete usare. Comunque, è composto da Mega Kangaskhan, Landorus, Cresselia, Aegislash e altri due Pokémon che vedrete in azione dopo. E, tanto per dire, vi invito a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Inoltre, ultima cosa, non è una scusa che non so usare questo team, ok? Avrei potuto benissimo utilizzare un team di Sole e Luna, volevo provare un team adatto al meta che mi hanno passato, quindi ho provato ad usarlo, vedrete poi i risultati. Allora, prepotenza aumenta l'attacco di Serperior, che non ci interessa più di tanto perché è un attaccante speciale a quanto pare. Ora, lui Mega Evolve con Medicham. Pensando in realtà avesse Mega Charizard Y, dimenticandomi in realtà che poi si possono avere più Mega Pietre, per poi scegliere il Mega adatto alla situazione, perché, beh, comunque Mega Evolvo. Lui è più veloce di me, quindi dico, ehi, utilizza Bruciapelo su Landorus per farmi tentennare, e invece non lo fa. Fa la scelta più logica, utilizza invece Gelo Pugno e mi manda KO Doggo in un colpo solo. Yay! Della serie meglio finire in fretta la battaglia. E ha fatto benissimo così, per carità, non lo critico affatto, anzi, bella giocata. Ho predictato male io, ma io non so predictare, quindi va bene lo stesso. Queste lotte, già lo sapete, non sono a scopo dimostrativo. Insomma, o meglio, sì, lo sono a scopo dimostrativo, però sono più fatte per lottare con voi, avere un'interazione con voi, ok? Non miro a tornei, non farò, penso, mai una scalata del ranking, quindi evitate commenti tipo avresti potuto usare questo o avresti dovuto mettere questo spread, perché alla fine le lotte le faccio per voi, ok? È una cosa brutta da dire, in ogni caso, utilizza calci in volo su Kangaskhan. Non ho capito perché non ho usato protezione, perché ce l'avevo su Kangaskhan. Mando KO Medicham con palla ombra, almeno questa soddisfazione. E adesso mando in campo Jaunas. Adesso, io ho due attaccanti speciali. O meglio, ho un difensore speciale, da supporto più che altro, e un attaccante speciale. Già da questo avrei dovuto tipo fuggire e perdere la lotta in automatico, perché contro un Goodra non posso fare assolutamente nulla. Ho gelo raggio su Cresselia, ma è praticamente inutile, ok? Utilizza lanciafiamme, mi proteggo, sto fresco. Adesso utilizzo distorto zona per dare un po' di aiuto ad Aegislash. Ora, cosa estremamente importante, io sono contro chi utilizza Double e Triple Protect, quindi comunque non proverò mai, lo dico subito tanto per dire, non proverò mai in una lotta ad usare doppia protezione o doppio scudo reale, ok? È una cosa orrenda, non ci penso nemmeno ad usarlo. Guardate un po' il caso, aumento anche la difesa di Serperior, la fortuna cia, quindi avrei potuto usare scudo reale per reggere un altro lanciafiamme di Goodra e usare poi un altro gelo raggio su... com'è che si chiama? Su Serperior. Forse adesso avere la distorto zona mi ha dato in realtà più un malus che un bonus. Comunque mando in campo Charizard. Bellissimo Charizard Shiny, ovviamente, perché uno dei pochi Shiny che sopporto. Uso gelo raggio, ormai non posso praticamente già più fare niente. Provo magari a congelarlo perché possono congelare i Pokémon fuoco, vero? Sì. Lui mi usa Drago Pulsar, mi utilizza poi Vampata con Charizard e rivela di non essere Charizard Mega, perché ovviamente ha già un Mega, ma ha un'erba chiara. Ora si attiverà e vedrete. In ogni caso non ho avanzi su Luna, ma ho una Bacca Kiwi che mi cura davvero di tanto. Erba chiara si attiva, quindi adesso Vampata ricolpisce come un trattore. Gelo raggio, provo a congelare Goodra, in ogni caso non ci riesco e dal danno che io ho fatto credo sia un corpetto assalto Goodra. In ogni caso Drago Pulsar mi fa abbastanza danno. Vampata lo riutilizza, mi fa molto danno perché sta ben oltre, è Vampata, quindi sì.
Stavolta però non è più l'erba chiara, quindi almeno... Utilizzo invece luce lunare, tanto per prolungare un po' lo scontro, magari si annoiava o magari crashava la connessione. In ogni caso non è successo e, oh mio Dio, spoiler, ho perso la lotta, perché ovviamente contro un difensore speciale e un attaccante speciale con un Cresselia che in realtà è un supporto, non riesco a fare praticamente nulla. Reggo tuttavia con 85 PS, la dimensione torna alla normalità. Ora, quindi, lui attacca per primo, ma dato che è indebolito, Drago Pulsar fa meno danno, mi fa pochissimo davvero, e un altro Drago Pulsar, stavolta Stab, mi fa comunque un po' di danno, e adesso utilizzo Bullo, perché usare Luce Lunare è un po' inutile, tanto per usare una mossa. In ogni caso, non vedo, tra virgolette, via d'uscita, non posso fare più nulla. Potevo provare a rischiarmela un po' con il 30% di confusione di Gudra, ma il Drago Pulsar di Charizard mi avrebbe comunque mandato KO, quindi ho preferito arrendermi per velocizzare un po' tutto quanto. Comunque, questo team, ripeto, non lo so usare, non è una scusa, non lo vedrete più, però adesso passiamo alla seconda lotta. Dove, beh, rivedrete questo team. In ogni caso, siamo contro Greg99, che utilizza Mimikyu, Shackle, Gastrodon e Zarina. Ho poi scoperto, tramite persone, che questo team a quanto pare è molto utilizzato. Quindi, colpa mia che non sapevo si utilizzasse così questo team. Avversario, intendo, non il mio. Allora, in ogni caso, inizia la lotta mandando in campo Shackle e Mimikyu. Se non erro hanno soprannomi speciali, adesso li vedremo. Ora, Mamaluigi e Doggo, ovviamente. Dai, manda in campo i tuoi Pokémon, eccolo qua. Mimiga e Shackle, quindi solamente Mimikyu ha un soprannome diverso. Comunque, adesso, non sapendo cosa potesse fare Shackle, perché della serie Shackle che può fare, è semplicemente uno Shackle. Beh, adesso vedrete cosa fa Shackle. Comunque, Mega Evolvo, provo a colpire invece Mimikyu. Perché pensavo che fosse lui il pericolo principale. Infatti addirittura uso fuoco pugno, magari, ehi, non lo so, lo scottavo. Però, ovviamente, fantasmanto. Inoltre mi sono completamente dimenticato che Mega Kangaskhan è incredibilmente più debole rispetto a come lo era nelle vecchie gen. Infatti adesso non ha più quello. Ha Focalnastro, quindi in ogni caso avrebbe retto un colpo. Penso che sia un Mimikyu fatto apposta per mettere come minimo una distorto zona. Adesso, Psychium Z, inganno forza Z, aumenta l'attacco, quindi attacco più 2, più scambia attacco e difesa, in distorto zona. E mamma mia! Della serie, voglio farti male, anzi, malissimo. In ogni caso, utilizza protezione, spreca un po' un turno di distorto zona, ma in realtà ha fatto benissimo, perché il Mimikyu che ha a fianco è un Mimikyu da supporto. Inoltre, ha utilizzato una cosa che non mi aspettavo, comunque ora vedrete. Geoforza, perché sì, questo Landorus è speciale. Non chiedetemi come, ma è speciale. Ho provato a focussare Shackle, ma non ce l'ho fatta. Ora, lui utilizza una priority che in realtà aumenta l'attacco di Shackle. Ora attacco più 3. Fortunatamente evito il colpo, ma... Landorus da KO. In un colpo solo. È stab, ovviamente. È neutral, perché terra volante, quindi va bene. Provo ad usare colpo basso, gli faccio un brutto colpo... Ma ripeto che Mega Kangaskhan non è per niente buono contro uno Shackle. Gli faccio inoltre poco danno, rispetto a comunque il fatto che dovrebbe avere pochissime difese adesso. Ora, cosa ancora più brutta. Intanto ritira Mimikyu per poi rimettere la distorto zona dopo. E manda in campo il suo Gastrodon, probabilmente pensando a una fanghiglia, perché lui dovrebbe avere quella mossa alla strana. Utilizza Coglio Morso. Io ho una bacca e lui si cura. Mi sa che lo avete già intuito, ma questo Tapu Fini non è lo stesso dello scorso episodio, quindi... Yay per lui, non avessi avuto la bacca mango, l'avrei forse sconfitto adesso. Comunque, utilizzo invece Vento Gelato al posto di Fanghiglia perché non ho Fanghiglia! Questo coso ha Forza Lunare, Vento Gelato e poi vedrete che altre mosse ha. Comunque, provo ad aumentare invece la velocità di Shackle, perché appunto a contrary, pensando, ehi, magari riesco a... com'è che si chiama? Riesco a renderlo abbastanza veloce che poi la distorto zona in realtà poi diventa un impedimento.
perché ho usato calcio basso. Ah sì, avevo predictato una protezione di Shackle e provo ad attaccare con forza lunare, ma non ci riesco. La dimensione ora torna alla normalità e uso onda sana. Perché ripeto, questo è un Tapu Fini da supporto, è fatto per supportare i Pokémon della squadra. Utilizzo calcio basso, avrei forse dovuto usare in realtà non onda sana subito. Però ora vedrete, perché lui ha sì uno Zarina, ma il suo Zarina è fatto apposta per le Trick Room. Quindi io pensavo, ehi, è uno Zarina veloce, quindi è fatto apposta per quando magari fallisce la Trick Room, mandiamo Zarina che non può essere colpito da Priority e stiamo a posto. E invece no, utilizzo invece un'altra onda sana, errore madornale, avrei dovuto attaccare Mimikyu, l'avessi fatto avrei... non vinto? Ah no, aspetta, avrei vinto! Spoiler, ho perso, perché, vedete, l'avrei mandato a KO, non avrebbe rimesso l'istorto zona... Quindi Zarina sarebbe stato più lento, avrei utilizzato Fuoco Pugno o Entei, perché ho Entei nelle retrovie, e avrei vinto. Quindi, perché ho usato Onda Sana? Vi spiego, di norma quando ho pochi punti vita in vari RPG, tendo ad usare comunque cose che mi curano i punti vita, perché io voglio essere, in inglese si dice, better safe than sorry. Quindi in questo caso la cosa mi ha dato problemi e mi ha fatto perdere. Spoiler, ho perso. Però comunque continuate a guardare questa lotta perché è molto bella, soprattutto per il team avversario, non il mio, aggiungerei. Quindi avrei potuto vincere, ma ho sbagliato io. Ok, errore mio, non è stato un misclick, è proprio un errore mio. E quindi è stato così. Calcio in volo adesso mi colpisce. Io perché non ho usato protezione non lo so neanche io. Però non l'ho usato e quindi ciao. Adesso uso forza lunare, non dirmi che colpisco Gastrodon, oh mio Dio, perché ho colpito Gastrodon? Ah sì, ricordo, l'unica cosa che potevo fare dopo l'errore di prima era appunto mandare Entei, provare a fare un'altra cosa. In ogni caso, utilizzo protezione, non tanto per paura di qualcosa, ma pensavo che usasse calcio in volo su, com'è che si chiama? Su Entei, utilizzando poi Fanghiglia o un'altra mossa per colpire entrambi i Pokémon. Perché a quel punto Moana comunque aveva 14 punti vita, non avrei retto niente. Quindi Overpredict, utilizza Geoforza, è più veloce di me. Adesso però che succede? Utilizza Privazione, mi fa ancora più fastidio. Fortunatamente ho un cristallo Z. Utilizzo Mago di Fuoco, almeno sconfiggo Zarina. E adesso l'ultima chance che ho per provare a ribaltare i vari errori che ho fatto durante questa lotta è provare e sperare che, Fiammobomba detonante riesca a fare abbastanza danno. Non ho altre mosse utili da usare su Entei, più che altro, su Entei, su Gastrodon, ecco. Quindi la mossa più forte che avevo, dopo fatti i calcoli, era comunque questa. Provo ad usarla, spero in un... non so neanche se possono crittare le mosse Z. Comunque, vado, incrocio le dita e non ce la faccio per poco. E lui ovviamente, oltre il danno anche la beffa, ha anche la bacca e quindi, sì. L'avrei potuta vincere, non avessi sbagliato prima. Ma è questo il bello delle lotte Wi-Fi, ok? In pratica, posso fare un errore e cambiare completamente le sorti della battaglia, perché è vero che avrei potuto vincere, ma questo lo posso dire solamente a posteriori. Durante la lotta ho sbagliato e quindi ho perso. Fine. Inoltre, vedete che basta solamente una cosa per cambiare tutto quanto. Non avessi predictato la protezione di Shackle, per esempio, forse avrei vinto. Oppure altro. E comunque è bellissimo vedere anche le strategie avversarie. Per questo io lotto. In ogni caso, abbiamo finito. E ci vediamo dunque nel prossimo video delle Wi-Fi, che dovrebbe uscire domani alle 17, perché forse inizio il nuovo Let's Play. Forse. Quindi, see you next time, baby!